Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power. Come al solito, giù nell'info box troverete i link dei canali che partecipano a questa collaborazione. Io saluto Gian Giuseppe, Giulia, Giulio, Rossella e Daniela. Vi mostro che cosa ho acquistato nel mese di settembre e anche un pacchetto che mi è arrivato oggi da Valentina, che è una mia amica. E niente, volevo mostrarvi queste cose. Sono in pigiama, devo uscire e quindi sarà un video di rincorsa. Tra l'altro qui mi sono appuntata delle cose perché poi oggi ho il compito. Vabbè, niente, non ci fate caso. Comunque, parto dalle cose, dal cibo. Sono veramente tre cosine veloci. Allora, ho comprato e utilizzato uno, due, ma in realtà penso di averne comprate e finite quattro confezioni di queste chips di quinoa. Sono certificate biologiche, acquistate da Lidl, costano tipo 99 centesimi e a me piacciono perché non sono come le classiche gallette che sembrano dalla foto, sono più proprio tipo patatine. Però la quinoa sono buonissime, super saporite, costano poco e mi piacciono veramente tantissimo. L'ho presa da Lidl, non so se ve l'ho già detto. Sempre da Lidl ho acquistato questi triangolini di mais, anche questi finiti, non è la prima volta che li acquisto. Sono buoni ma sono un pochino meno saporiti dell'altro, questi assomigliano un po' alle gallette, semplicemente sono un po' più fini, un pochino più croccanti e sono triangolari. Mi piacciono con la Philadelphia. Sempre con la Philadelphia mi piacciono queste gallette di mais, anche questi di Lidl, ogni tanto li acquisto, costano poco per fare merenda o magari se non ho il pane mangio magari, che ne so, un po' di affettato, invece del pane mangio queste gallette e mi piacciono. Ultima cosa alimentare sono le uova, due uova diverso natura Conad bio, questa volta le ho mangiate tutte e due. I prodotti verso natura Conad ultimamente non me li sentite nominare perché sto andando alla Lidl a fare la spesa perché costa meno, semplicemente ho la Conad qua sotto, invece per andare alla Lidl devo comunque prendere il motorino, ma costa meno e quindi al Conad non ci vado quasi mai. Passando a prodotti per la casa, ne ho acquistato uno solo ed è questo gel lavastoviglie di Winnis, ipoallergenico, fonti rinnovabili, completamente biodegradabili. Ho preso al DM, era quello che costava di meno e quindi niente, non l'ho mai provato, non so com'è, è ancora chiuso, vi farò comunque sapere. Sempre al DM ho acquistato questo gel doccia, qua c'è scritto nuovo, di Alverde. Questo qua è doccia schiuma cremoso con estratti di cotone bio e mandorla bio. Non l'ho ancora provato, ma vi dico già che la profumazione non mi piace più di tanto. E poi mi è arrivato un pacchetto splendido, veramente splendido, dalla mia amica Valentina. Alcune cosine le aveva prese per sé, ma me le ha date a me perché non le sono piaciute, ce l'avevamo sentite per telefono e sapevo di questa cosa. Altre invece sono nuove. Parto da una cosa che io le avevo commissionato durante il lockdown, che io non potevo andare dal Lidl perché non era nel mio quartiere, lei invece sì, e quindi non so se vi ricordate, ma uscì la linea pH Bio Plus. Quindi io le avevo chiesto se gentilmente poteva prendermi il detergente viso, questo qua è quello delicato, lei carinissima me l'ha preso, con olio essenziale di lavanda e geranio, all'estratto di fiordaliso, certificato biologico IAB Vegan OK, flacone riciclato al 100%, sono curiosissima di provarlo, quindi questo qua gliel'avevo proprio chiesto. Non contenta mi ha preso anche la crema viso giorno e la crema viso notte, anche qua certificate tutte e due, i tubetti ecco sono fatti così, anche questa è curiosissima di provare, ma aspetto che arrivi un pochino più di freddo. Comunque carine da morire, anche le confezioni sono veramente bellissime. Poi vi mostro delle cose, non so come sono l'inci, non le ho ancora guardate, però ce l'ho qua e ve le mostro in questo video. Abbiate pazienza o voi dei piccoli canali Power, ma questo mese farò questa cosa. Mi ha preso questa crema mani
Con olio di cocco, sempre della Sien, thank you for a special moment. Non credo neanche di averla mai vista questa linea dal Lidl, quindi sono molto contenta. Poi la confezione così piccolina mi piace perché posso metterla in borsa o nella cartella di scuola. Poi mi ha preso il contorno occhi Ocean Care, sempre di Lidl. Questa qua io la volevo, ma quando andai non c'era, era finita. E quindi niente, c'ero rimasta un po' male, ho detto vabbè, pace. Invece lei me l'ha presa. Io sono felicissima di questo prodotto, sono super super curiosa. Questo qua. Poi, The Organic Shop mi ha dato questo qua che è un balsamo per capelli idratante al cocco e burro di karité. Questo qua di Organic Shop, non l'ho provato questo balsamo, vediamo un po' com'è. Sono curiosa perché anche Organic Shop per i capelli devo dire che ho provato pochissimo. Poi, sempre per i capelli, questa maschera. Vediamo se c'è scritto in italiano, idratante, anche qua cocco e burro di karité, con il classico vasettino di Organic Shop. Poi, due creme per il corpo, una è questa qua, camelia, alla camelia, giapponese, e voglio sentire la profumazione, è molto liquida, buona. Ma sa tipo di caramellina, veramente molto molto buona. Ora mi sporcherò sicuramente, comunque la cremina è questa. E poi quest'altra crema mousse, anzi quella chiama, per il corpo, vaniglia e orchidea. Anche questa voglio annusarla. Ho un sacco di creme corpo aperte, però vabbè. Questa è meno liquida, sembra proprio tipo un budino. La profumazione è veramente molto buona perché non è quella vaniglia che stucca, ecco, non sa di budino, che per quanto mi riguarda è una cosa ottima. Ed infine il deodorante di Balea, questo qua è quello al profumo di pesca e frutto della passione. Io adoro i deodoranti di Balea, mi piacciono tutti, e questo ha una profumazione dolcina, fresca, veramente molto molto buona. Benissimo, allora questi sono stati gli acquisti barra regali del mese. Vi avevo detto già nel video precedente che nei mesi successivi avrei sicuramente acquistato meno, e in effetti sono stata brava perché ho acquistato solamente queste due cose, più il cibo, vabbè, però insomma bisogna anche mangiare. E niente, fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti e come vi siete trovati. Passate, mi raccomando, anche dagli altri miei amichetti componenti del gruppo Piccoli Canali Power. Io vi saluto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!